Prendiamo, lo strumento seleziona con il simbolo della freccia. Clicchiamo su una faccia o clicchiamo su una linea e vedete come diventa blu quello che io ho cliccato. Non posso però selezionare più cose contemporaneamente. Per selezionare più cose contemporaneamente, premere il tasto sulla tastiera maiuscolo e selezionare anche gli altri elementi. Tutti gli elementi che verranno selezionati tenendo premuto il tasto maiuscolo rimarranno in selezione. Se eventualmente mi dimentico di tenere il comando maiuscolo selezionato, tutta la selezione sparisce. Ci sono casi in cui vale la pena selezionare una cosa piuttosto che un'altra. Prendiamo ora lo strumento selezione, vogliamo esportare e selezionare tutto quello che c'è all'interno del mio cubo, ovvero tutti e tre i fori passanti più tutte queste linee centrali. Potremmo o andare a selezionarle tutte o altrimenti possiamo fare un gioco di selezioni che è questo. Ctrl A, seleziono tutto. Tenendo premuto il tasto maiuscolo vado a sottrarre quelle che sono le mie facce esterne che non voglio copiare. Ctrl C, Ctrl V, incollo quello che ho appena selezionato, poi vado ad eliminare le linee che mi ero dimenticato di selezionare e ho tutta la mia parte interna. Se voglio per esempio selezionare non puntando con il mouse, ma semplicemente evidenziando con una finestra, posso cliccare sul vuoto e trascinare il mouse. Qualsiasi cosa rimane totalmente dentro la mia selezione viene evidenziata. Qualunque cosa che viene tranciata dalla mia selezione non viene evidenziata. Vedi queste linee qua. Per esempio, se io volessi selezionare queste linee qua e volessi far più veloce, potrei tracciare una finestra che non prende gli estremi, ma prende solamente la parte che mi interessa e poi andare a selezionare manualmente le altre. Da fare attenzione perché lo strumento seleziona solo quello che c'è all'interno del quadrato davanti e dietro. Quindi selezionando questa sezione qua ho selezionato anche la parte sul retro che rimaneva all'interno della mia selezione. Creiamo un quadrato e scriviamo una qualsiasi lettera con lo strumento lettere. Appoggiamo la nostra scritta sopra al nostro rettangolo, selezioniamo tutto. Tasto destro, esplodi. Esplodendo e praticamente togliendo tutti i gruppi, vengono intersecate e mischiati tutti gli oggetti. Di conseguenza, queste lettere mi si intersecheranno queste. Con lo strumento selezione, quindi selezioniamo il contorno e selezioniamo anche l'interno delle lettere. Ctrl C, Ctrl V, otteniamo questo risultato. Copiamo tutto quello che è il perimetro esterno in una volta sola, cioè tutto l'esterno delle lettere. Per poche lettere può sembrare poco, per un testo può sembrare tanto. Altrimenti l'altra soluzione è copiare direttamente tutte quelle che sono le lettere. Di conseguenza devo selezionare lettera per lettera una a una. Otteniamo lo stesso risultato, ma con meno passaggi. Un altro trucco che riguarda la selezione è: se io faccio un clic, seleziono la faccia desiderata. Se faccio doppio clic, seleziono la faccia desiderata e quello che gli sta attorno, il suo perimetro, il perimetro è di riempimento. Se faccio un triplo clic, seleziono tutto quello che riguarda il solido e tutte le parti che toccano. Se invece si verificasse una situazione simile in cui l'oggetto è staccato dall'altro oggetto, effettuando un triplo clic non funzionerebbe su questo oggetto per il semplice motivo che è scollegato dall'altro solido. Se ci fosse una linea che parte da un vertice e arriva ad un altro vertice, ma che fa coincidere i due solidi, facendo un triplo clic si selezionerebbero tutti. Questo ne deriva che se devo cancellare un oggetto
che è incollato ad un altro oggetto, mi basta eliminare tutte quelle che sono le linee che vengono collegate ai due oggetti. Fatto questo, con un triplo clic elimino l'oggetto che voglio eliminare. Keep me.